La Villa Comunale ha ospitato il primo dei quattro appuntamenti previsti nell'iniziativa Rete dei Parchi Primavera 2017 del progetto I Parchi di Napoli, Esperienze e Scoperte. L'obiettivo del progetto, realizzato dall'Assessorato all'Ambiente in collaborazione con quello all'Educazione, è quello di proporre appuntamenti attraverso i quali le visite ai parchi diventino l'occasione per realizzare una fruizione del verde che possa veicolare educazione, conoscenza e rispetto per i beni comuni della propria città, facilitando il processo di appartenenza e di affezione dei cittadini. La visita ai parchi offrirà la possibilità di osservare la nascita e la crescita delle piante, la loro storia e la maturazione dei primi prodotti. L'assessorato all'ambiente, con l'aiuto del mio assessorato, ha promosso un progetto bellissimo che serve a riconciliare innanzitutto la cultura dei napoletani con la cultura del verde e che rende giustizia a tutti gli esperti, gli agronomi, i lavoratori del Servizio Verde per la città che si mettono a disposizione questa volta dei bambini della città. Tramite i bambini innanzitutto cerchiamo di riconciliare i cittadini con la tutela del verde nei nostri parchi, tanto bistrattati, spesso noti più per le difficoltà che viviamo che non per la loro bellezza, per la qualità assoluta delle loro piante. E questa qualità viene finalmente spiegata, fatta toccare con mano ai bambini delle scuole perché se ne possano fare portavoci e tutori al tempo stesso. Soltanto conoscendo le cose le si ama e le si protegge. Mi piace pensare che un bambino che conosce e abbraccia un albero non gli farà mai del male, anzi al contrario, farà di tutto per proteggerlo. I prossimi appuntamenti saranno per il 5 aprile sempre in Villa Comunale, il 22 aprile nel Parco di Scampia e il 29 aprile al Parco Troisi.